Benvenuti in questo spazio speciale che oggi dedichiamo a Luca Coscioni, proprio nel giorno del decimo anniversario della sua scomparsa che avvenne il 20 febbraio del 2006. Di Luca Coscioni, esponente radicale malato di sclerosi laterale amiotrofica, pioniere non solo in Italia ma nel mondo di battaglie, di lotte per quanto riguarda la libertà della ricerca scientifica e dei diritti civili, parleremo oggi in studio con Maria Antonietta Farina Coscioni, moglie di Luca Coscioni e presidente dell'Istituto Luca Coscioni, ben trovata. Grazie, grazie dell'invito. E Sergio Ravelli, esponente del Partito Radicale Storico di Cremona. Buonasera e benvenuto. Grazie a te. Dunque parleremo del coraggio di Luca Coscioni, delle sue battaglie, delle sue lotte per la libertà, per la ricerca, attraverso le tappe della sua vita, vita che era cominciata nel 1967 e che ha avuto, possiamo dire, un percorso tradizionale, normale, è stato brillante negli studi, poi c'è stato l'incontro con Maria Antonietta. Sì, ci siamo conosciuti all'università, alla facoltà di economia di Viterbo, quando lui era professore a contratto e abbiamo avuto la fortuna di incontrarci soprattutto perché da subito abbiamo profondamente condiviso un aspetto importante degli studi accademici. Soprattutto di lui mi ha colpito il senso del giusto e il suo rigore. Quindi anche nell'esporre, nel partecipare alla vita accademica, lui era molto preciso e rigoroso, cioè attento ai sentimenti di noi studenti, soprattutto alle sensibilità che emergevano di volta in volta. E poi ci siamo innamorati, quindi c'è stato questo lungo corteggiamento, insomma, da parte di Luca. E mi ha scelto, insomma, possiamo dire, insomma, tra tanti. E c'è stato sempre questo rispetto reciproco e questa voglia di lottare. Proprio nella quotidianità ha evidenziato questo aspetto del suo carattere. E anche, si diceva, il coraggio e la caparbietà, perché era comunque un appassionato di maratona fin da Sì, piccolo. rispetto ad altri sport che comunque necessitano di una presenza insomma, mentale, la maratona è uno sport speciale perché il percorso di più di 42 km fanno in qualche modo confrontarti con la capacità di resistenza e quindi lui stesso nel suo libro Il Maratoneta ha evidenziato alcuni passaggi importanti proprio di questa disciplina sportiva. Ne vogliamo leggere uno insieme, Sì, prego. posso? La mia più grande passione, devi saperlo, è la corsa della maratona, la misura aurea, secondo me, dell'atletica leggera e sempre per me della vita. Lungo quei 42 km e 195 metri si nasce e si muore, si odia e si ama, si spera e si dispera, si piange e si ride. Certe volte mi domando cosa mi tenga in vita. È la maratona, è la vera corsa che non mi fa chinare mai il capo. Sono nel fango, cado, mi rialzo e cado, ma ogni volta che mi rimetto in piedi, per poi subito dopo cadere, mi accorgo che il fango non mi si è attaccato addosso. Sono pulito, devo esserlo. Sì, le immagini che abbiamo visto sono la rappresentazione della sua ultima corsa, perché l'episodio emblematico che ha poi stravolto letteralmente la sua vita è stato quando si stava preparando per la maratona di New York e durante gli allenamenti la sua gamba destra gli si è irrigidita e non ne ha più potuto correre. E questa è sostanzialmente la sua ultima immagine della sua ultima corsa, che era poi una maratona di Carpi nell'ottobre del 94. E questo è emblematico nel rappresentarlo in un corpo molto sano, un corpo vivo. E lui quando poi
da malato ripercorreva quelle immagini, ovviamente era molto, viveva un conflitto, soprattutto perché chiedeva a se stesso perché questa sorte di malato di sclerosi laterale amiotrofica fosse toccata a lui, perché ad un'età così giovane e soprattutto perché amava la vita e cercava di condurla e di viverla anche dal punto di vista fisico in maniera molto, molto salutare, quindi era molto attento a curare il proprio corpo proprio per affrontare poi gli allenamenti e la lunghezza dei 42 chilometri di una maratona. Quindi la disciplina e tutto quello che la disciplina, il rigore ed il coraggio, questi sono stati i connotati, perché aver corso la maratona, lui mi ripeteva sempre, è stata sostanzialmente la forza che gli ha permesso di vivere fino all'ultimo momento, sebbene con estrema difficoltà e soprattutto con un iniziale cedimento, con degli interrogativi profondi, che poi ha in qualche modo trasformato in energia positiva e continuando a manifestare la passione per la politica, perché quando lui si ammala di sclerosi laterale amiotrofica, lui era già in politica, era consigliere comunale nel suo paese, nella sua città natale, che è quella di Orvieto, e, però ha potuto da sano viverlo per poco tempo, perché ha rinunciato allora per poter scoprire le origini della sua malattia, quindi girando e contattando medici di tutto il mondo, capire che cos'era la sclerosi laterale amiotrofica, perché la realtà associativa in Italia allora, che parliamo del 1995-96, era una realtà di non conoscenza, non c'era un punto di riferimento per malati, per i malati e per i disabili di sclerosi laterale amiotrofica, e quindi in qualche modo la sua capacità, il suo essere ricercatore lo ha portato a scoprire veramente i vari passaggi che caratterizzano la vita con la sclerosi laterale amiotrofica, e quindi avere contatti con professori americani e professori europei, e quindi veramente abbiamo cercato di conoscere, e quindi ne era consapevole che il suo corpo pian piano si sarebbe trasformato in una condizione di totale immobilità, mantenendo lucida, mantenendo lucide le facoltà dell'intelletto e gli occhi, il movimento oculare, che poi è stato l'ultimo movimento attraverso il quale lui riusciva a comunicare e a comunicarci i suoi bisogni e soprattutto a comunicare al mondo. Io li chiamo, diciamo, i suoi 10 comandamenti, che sono legati al non rinunciare, a lottare contro le discriminazioni, contro le violazioni e soprattutto per la libertà di ricerca. Io ho scelto in una sintesi, insomma, un motto: dalla libertà di ricerca alla ricerca delle libertà. È sostanzialmente il connotato che di Luca, e quindi con lui abbiamo cercato di portare avanti e di vivere con Marco Pannella, permettetemi, perché è stato lui la prima persona con la quale si è relazionato e ha manifestato totalmente la sua disponibilità a percorrere insieme la battaglia per la libertà di ricerca. E con cui ha continuato la sua passione per la politica. Sì, infatti con la malattia lui ha implementato la passione per la politica. C'è stata però una fase, diciamo, in cui lui ha rinunciato ad essere quindi consigliere comunale per portare al di là del territorio italiano, quindi per una battaglia transnazionale, quella che poi è ancora la battaglia per la libertà di ricerca, cioè quella sulle cellule staminali embrionali. Parliamo, e qui c'è Sergio Ravelli che può testimoniarlo direttamente, il primo impegno, il primo incontro che ha avuto Luca con il mondo radicale è stato
la partecipazione alle lezioni online, perché noi eravamo nella nostra abitazione e quindi lui attraverso degli strumenti tecnologici poteva comunicare con il resto del mondo. E quindi il Partito Radicale è stata la prima espressione nel nostro paese di elezioni online, cioè l'accessibilità per tante persone, tra le quali quelle disabili, poter partecipare a un processo democratico di elezione di membri del comitato di coordinamento dei radicali. Così è stato. Sì, infatti. E siamo nel 1999. Per chi conosce le vicende politiche più recenti, per esempio del Movimento 5 Stelle, che fa basa molto della propria iniziativa politica sulla rete e le elezioni, anche le primarie, così. Qui stiamo parlando di tempi molto antichi, dove per la prima volta un partito non solo fa cose generiche con la web, vuole eleggere una decisione politica, una parte di eletti nel Comitato Nazionale dei Radicali. E lì dove, diciamo, l'impegno nuovo in politica di Luca incrocia la vita di militanti radicali come lo sono stato io a Cremona, perché nel 99, dicevo, si fanno queste liste, sono liste politiche. Quello è il primo intervento Il primo di intervento, Luca, infatti, quello che poi volevo richiamare, Cremona, anche noi ci candidiamo, un candidato cremonese, neanche a farla apposta, scegliamo di aderire, perché erano varie liste di vari progetti politici. La lista che capeggiava Luca Coscioni era antiproibizionisti sulla ricerca, sulla droga, su tutto. Ed era esattamente il manifesto, diciamo, teorico e politico dei radicali. Il nostro candidato è nella stessa lista, andiamo a votare. Luca straordinariamente viene eletto a grande maggioranza, quello che ottiene più preferenze. E dopo pochi mesi, mi ricordo, Chianciano, si riunisce il primo comitato nazionale, all'interno del quale c'era la componente eletta attraverso l'online. E la cosa per me, ma penso per tanti radicali, militanti radicali che conoscevamo poi Luca solo attraverso quello che avevamo letto nelle ultime settimane tramite il web, è trovarsi di fronte in una riunione politica, totalmente politica, una persona in quelle condizioni che prende la parola e si esprime in maniera compiuta, elaborata e progettuale, anche dando la scossa ai radicali per dire: sveglia, dovete impegnarvi su questa priorità politica che è la battaglia per la libertà di ricerca. E per me scioccante è stato l'intervento, che lì si può vedere anche nelle immagini. Per la prima volta io non conoscevo, per esempio, l'applicazione del sintetizzatore applicato a una strumentazione computeristica, un programma probabilmente molto evoluto a quei tempi. Certo. E sentire questa contrapposizione fra il corpo immobile di Luca e questa voce metallica prodotta dal computer, ma che riproduceva in maniera fedele l'intervento pienamente politico di Luca, con le distorsioni di un programma di sintetizzatore che a volte sbagliava gli accenti delle parole, che era, anche questo era un dato emotivo che ha veramente scioccato noi. E questa entrata a piedi uniti di Luca nella battaglia politica ha praticamente smosso i radicali, ne ha fatto veramente un corpo unico sull'obiettivo. E poi più avanti, se avremo modo, su quello che è un po' il senso della battaglia radicale, cosa vuol dire la battaglia dei radicali per la libertà di scelta. Assolutamente. Adesso sentiamo proprio un estratto del suo intervento attraverso questo sintetizzatore, in cui lui dice di non essere poi così coraggioso. Sentiamo le sue parole. In molti ammirano la mia forza ed il mio coraggio. Io non sono né forte né coraggioso. Pensavo da ex maratoneta di essere perlomeno un po' più resistente di quanto in realtà non lo sia. Nemmeno quello. Ma riconoscere i propri limiti è il primo passo che ti fa accettare la realtà, spesso durissima, nella quale ognuno di noi è immerso. Grazie ai molti contatti con persone con sclerosi laterale amiotrofica, mi rendevo conto che la lista dei caduti si allungava spaventosamente mese dopo mese.
Molta altra strada, altre strade dovranno essere percorse prima che queste altre malattie molto più diffuse potranno essere sconfitte. Strade come la clonazione di embrioni umani per finalità terapeutiche, strade che la Chiesa Cattolica ritiene immorali e per ciò stesso illecite, cioè illegali. Impedire però queste ricerche rappresenta un crimine contro l'umanità e il Parlamento italiano sta per compiere questo crimine con una legge sulla procreazione medicalmente assistita, che è un minestrone disgustoso nel quale i parlamentari hanno riversato i più svariati ingredienti. Parole forti che in realtà esprimono tutto il suo coraggio e tutta la sua forza. Sì, lui aveva la capacità della sintesi, nel senso era costretto ad essere sintetico perché lui ripeteva sempre le parole mi nascono nella mia mente e mi muoiono in bocca, perché era costretto a dover sintetizzare il suo pensiero quando poi lo esprimeva. E infatti il suo conflitto lo esprimeva quando, in rare eccezioni, durante la campagna elettorale del 2001, perché è stato candidato da Marco Pannella come capolista per le elezioni del Parlamento italiano, in quelle occasioni, quando veniva invitato in alcune trasmissioni televisive, chiedeva che il suo tempo fosse maggiore, perché la sintesi vocale leggeva le sue parole in un tempo ovviamente più lungo, che non era, che non è quello tipico della voce umana. E quindi c'era questa sua questo suo focalizzare su determinati aspetti che per noi persone sane potevano ovviamente sfuggire, così come erano tanti altri passaggi che voleva evidenziare. Ecco, la questione della sperimentazione, della ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali è ancora attualissima. Perché? Perché in Italia viviamo una contraddizione, cioè è possibile fare ricerca scientifica con le linee cellulari di embrioni importati dall'estero, mentre ritroviamo ancora degli embrioni crioconservati. Quindi ci troviamo 16 anni dopo la sua proposizione di questa questione ancora nella stessa situazione. E quindi questo la dice lunga di quanto Luca, nella sua visione politica, è stato anticipatore, e credo che a lui veramente va il merito di aver aperto una porta, di aver, lui dice, buttato giù un muro. Sapeva bene che quello che stava facendo non lo avrebbe riguardato, perché la sclerosi laterale amiotrofica lo stava veramente pian piano soffocando, stava restringendo giorno dopo giorno le sue facoltà di movimento, però non rinunciava a utilizzare le facoltà residue per poter continuare a manifestarci e a manifestare il suo progetto politico. Quindi immaginava una società senza discriminazioni e immaginava soprattutto una società accessibile, perché la sua capacità residua di poter comunicare con gli occhi l'ha potuta evidenziare attraverso delle strumentazioni tecnologiche ancora oggi non accessibili a tutti. Lui ha potuto continuare a parlarci attraverso una sintesi vocale anche oggi non accessibile a tutti, e quindi ci sono delle questioni urgenti che purtroppo la classe politica e di governo attuale non riesce ancora a garantire ai cittadini italiani. Quindi vediamo nel resto del mondo, vediamo il fisico Stephen Hawking che può continuare ad insegnare nonostante la sclerosi laterale amiotrofica, ma parliamo ovviamente di un contesto, del contesto britannico, mentre nel nostro paese, quando sei colpito comunque da una patologia altamente invalidante come la sclerosi laterale amiotrofica,
lui è capitato che non gli hanno rinnovato il contratto, quindi un'università italiana di fronte a una disabilità molto forte preferisce rinunciare a un proprio ricercatore e a sostituirlo con uno con, diciamo, le facoltà, tra virgolette, fisiche integre. E questa è stata una grande sofferenza per lui, ma non ha mollato, non si è fermato. Perché? Perché sapeva bene che fermarsi voleva dire rinunciare alla tutela e soprattutto alla dignità della propria persona. Lui dà anche una lettura di quello che stava accadendo, Sergio, per quanto riguarda la libertà di ricerca. Sì, no, quello che volevo far mettere in evidenza è che poi si ricollega alla storia del Partito Radicale. Se si guarda anche l'esperienza e la testimonianza di Luca, si capisce che la storia del Partito Radicale è una storia di persone. Basta pensare a Marco Pannella, a Enzo Tortora, Pier Giorgio Welby, che noi abbiamo vissuto qui a Cremona in maniera molto diretta e partecipata, perché il medico di cremonese che l'ha assistito nelle ore finali era appunto Mario Riccio. Ecco, quindi sono storie di persone, e direi di più che l'iniziativa dei radicali, un'iniziativa fatta con i corpi, l'uso anche della corporeità. E infatti c'è una frase che io richiamo spesso del giurista Andrea Puggiotto, che appunto, riferendosi in un bellissimo articolo di qualche mese fa della politica dei radicali come di una politica fatta di corpi, Puggiotto dice: dove la corporeità dei diritti da conquistare esprime la concretezza dell'obiettivo rivendicato e chiama alla mobilitazione ogni singolo individuo indipendentemente da appartenenze politiche, scardinate anzi nella loro sclerosi ideologica. Penso che ci sia un po' l'essenza della storia del Partito Radicale attraverso anche la vicenda di Luca Coscioni. Eppure abbiamo visto recentemente e provato grande emozione quando un pianista è salito sul palcoscenico, uno forse dei più famosi non soltanto d'Italia, e si è esibito. Sì, lì è stato molto toccante e commovente, ma una commozione che ha dato forza, non una commozione che esprimeva debolezza. Perché il sottotitolo del libro di Luca, Da caso pietoso a caso pericoloso, è sostanzialmente l'espressione più forte, perché il primo impatto che una persona ha nei confronti di un diverso, di una persona diversa, è quella della pietà, che sicuramente è un sentimento positivo, perché la pietà è qualcosa che ti porta ad essere protettivo. E, nel caso di Luca, questa protezione è stata in qualche modo soffocata, ma soffocata perché lui è stato un caso pericoloso, perché le sue battaglie legate alla vita, alla morte, alla disabilità e alla malattia lo ha reso invadente a tal punto che ha scosso le coscienze, a tal punto che i politici, la classe dirigente di allora lo ha ostacolato e lo ha escluso. E quindi io credo che la presenza di un pianista come Bosso all'interno di uno spettacolo, quindi di una kermesse nazionale ed europea e mondiale, qual è quella del Festival di Sanremo, è veramente la testimonianza di una forza e va dato merito a chi lo ha scelto per poter partecipare, perché è stato tra i protagonisti più forti, perché si vedeva nel momento in cui lui parlava l'emozione di questi gesti incontrollabili da parte sua, perché erano dei movimenti involontari, quindi però erano l'espressione della sua emotività, invece il suo rigore nel momento in cui le sue mani
e muovevano i tasti del pianoforte. Quindi è stato veramente straordinario e spero davvero di poterlo incontrare presto, e quindi sarà sicuramente per me un incontro toccante, soprattutto perché ti dà la forza che troppo spesso a noi normali viene a mancare o cediamo a delle debolezze veramente banali rispetto invece alla debolezza più profonda magari che puoi sentire quando ti trovi a confrontarti con un disagio molto forte. Quindi è una questione di scegliere se andare avanti o in qualche modo subire quello che il corpo ti sta purtroppo sottraendo. Ma infatti anche per chi è stato di fianco giorno dopo giorno? Sì, il lavoro diciamo per chi sta vicino a persone insomma con forte limitazione della libertà personale è solo, è il rinnovarsi, cioè quotidianamente bisogna reinventarsi come vivere, perché in quel caso, nel caso della malattia della sclerosi laterale amiotrofica, le facoltà ogni giorno si riducono, quindi bisogna reinventarsi e utilizzare strumenti e forme nuove per poter continuare ad andare avanti. Infatti a me il pensiero, quando penso alle tante mogli di uomini insomma o di persone affette di sclerosi laterale amiotrofica, mi viene da perché ho avuto una grande corrispondenza con donne che hanno vissuto insomma la mia stessa esperienza, e dobbiamo imparare non solo a rivisitare la nostra quotidianità, soprattutto ad essere come una sorta di elastici che comunque si allungano e si ritraggono in base alle esigenze ovviamente che sono molto importanti e sono diverse rispetto a un comune sentire. Tra poco continueremo a parlare di Luca Coscioni, della sua vita, del suo coraggio, delle sue esperienze e delle sue battaglie dopo una breve pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco. Bentornati in studio, siamo sempre in compagnia di Maria Antonietta Farina Coscioni, moglie di Luca Coscioni e presidente dell'istituto che porta il suo nome, e di Sergio Ravelli, esponente del Partito Radicale, storico esponente del Partito Radicale di Cremona. Stiamo affrontando e conoscendo meglio quella che è stata la vita di Luca Coscioni e soprattutto quelle che sono state le sue battaglie, le sue lotte per quanto riguarda la ricerca, la libertà di ricerca scientifica e anche i diritti civili. E a questo proposito un passaggio importante è avvenuto all'Europarlamento. Sì, quando i parlamentari radicali di allora al Parlamento europeo lo avevano invitato per un'audizione in commissione genetica per evidenziare proprio la questione che riguardava le proibizioni in tema di ricerca scientifica. E lui, davanti a questa platea silenziosa e interessata, ha manifestato il disagio che viveva all'interno insomma di un contesto tutto italiano, perché c'era il rischio che da lì a poco venisse varata una legge che proibiva la ricerca sulle cellule staminali. Parliamo dell'anno 2001, perché in Italia c'era proprio una commissione importantissima, la commissione Dulbecco, presieduta allora dal ministro della salute Veronesi, che lo aveva voluta fortemente, riunendo dei saggi, e quella commissione aveva evidenziato un passaggio fondamentale, cioè era possibile poter ricercare attraverso l'utilizzo degli embrioni. Nel 2004 però il Parlamento italiano
ha costretto a ripensare questa politica sulla ricerca e a proibire definitivamente nel nostro paese questo, cioè la ricerca sulle cellule staminali embrionali. Da allora, grazie allo stimolo di Luca, i successi legati allo smantellamento della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, abbiamo ottenuto come radicali dei successi imponenti. Il 22 di marzo saremo in Corte Costituzionale e forse, sperando in una risposta positiva da parte dei giudici della Corte Costituzionale, ci confronteremo sul divieto previsto dalla legge 40. Tante sono state le motivazioni che hanno in qualche modo ostacolato la produzione di una giusta legge sulla ricerca, ma si è voluto un po' confondere i piani. Infatti l'esito referendario è stato sostanzialmente negativo, perché ha confermato l'impianto della legge 40, anche se l'obiettivo di Luca era la totale abrogazione della legge 40, perché di fatto tutte le sentenze successive che ci sono state della Corte Costituzionale hanno evidenziato come articolo per articolo in realtà quella legge era una pessima legge che portava e che porta che l'Italia ad essere tra i paesi, diciamo, più indietro rispetto all'evoluzione della tecnica e della scienza medica. A me preme ricordare qua come, diciamo, gli ostacoli e le esclusioni che Luca ha avuto in vita oggi ce li hanno i numerosi scienziati e ricercatori che sono costretti a emigrare all'estero per far il loro lavoro e per farlo bene e ottengono proprio all'estero quei riconoscimenti e quegli incentivi che nel nostro paese sono negati. E questa un po' è la sorte riservata a ricercatori e a scienziati. Quindi è un appello affinché i nostri giovani promettenti possano lavorare, possano essere incentivati nel nostro paese, piuttosto che magari vederli andare via e non essere capaci di trattenerli. Quindi questo è un po'. Posso inserirmi, no? Certo. Perché noi poi a Cremona abbiamo un caso clamoroso di questo proibizionismo della ricerca e della sperimentazione scientifica. Forse i cremonesi, ma non solo i cremonesi, conosceranno Cesare Galli. Cesare Galli è uno dei più importanti ricercatori, con la moglie, la signora Lazzari, che in campo animale conduce delle sperimentazioni di livello mondiale, che ha avuto riconoscimenti internazionali clamorosi, e trova ostacoli in Italia non solo nel finanziamento dei progetti, ma anche un ostacolo al dialogo non solo con il mondo politico, ma in generale con le comunità locali. Anche Cesare Galli a Cremona, che noi abbiamo incrociato molte volte nelle nostre iniziative, a partire dal referendum contro la legge 40, ma anche sulla vicenda di Pier Giorgio Welby, che si è stato al nostro fianco, ha trovato grossissimi ostacoli anche di natura proprio operativa. Il suo centro è stato a volte danneggiato esteriormente, l'ingresso, i fiori, da movimenti, secondo me, integralisti, che non concepiscono questa necessità assoluta di non proibire ma legalizzare la ricerca scientifica. E noi dobbiamo invece essere fieri di persone che hanno possibilità grandissime di emigrare, come diceva Maria Antonietta, all'estero, che invece vogliono la propria eccellenza tenerla sul territorio, inserita in un contesto anche il nostro agricolo come quello cremonese, e continuare con grandi sacrifici e fatiche il proprio lavoro. Quindi va veramente ringraziato Cesare Galli e tutti i ricercatori italiani che hanno ancora questa forza e questo coraggio, ecco la parola coraggio che ritorna anche in questo aspetto, di tenere duro e continuare il proprio lavoro. E sentiamo con quali parole coraggiose, sempre attraverso il sintetizzatore vocale, si era espresso Luca Coscioni proprio all'Europarlamento. La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia che toglie il bene più prezioso, la libertà.
In questo momento sono circa 37.500 i cittadini dell'Unione Europea colpiti da questa malattia, che stanno lottando per la propria sopravvivenza e sperano che venga messa a punto una terapia efficace. Egregio signor Presidente, signori membri della Commissione, sono qui, oggi, forte della mia debolezza, per chiedervi di considerare la possibilità di rivedere la risoluzione con la quale il Parlamento europeo si è opposto alla clonazione terapeutica. Già diversi anni fa, quindi, c'è stata questa espressione così forte nei confronti della ricerca che continua, si diceva comunque, sì, la situazione. I limiti sono quelli che denunciava già nel 2001 e la situazione è pressoché identica. E Sergio ricordava un passaggio fondamentale di come i proibizionismi sulla ricerca non si limitano in questo caso agli embrioni. Ovviamente parliamo di embrioni crioconservati, cioè che sono crioconservati in laboratorio e che sono intoccabili, perché ancora vengono ricondotti, cioè si associa la parola embrione alla parola persona, come se a tutelare questo materiale genetico conservato fosse perché sono vita in potenza. Sostanzialmente è vero, sono vita in potenza, ma solo se questi embrioni, nel momento in cui vengono accolti in un utero, altrimenti rimane solo materiale biologico che rimane crioconservato in laboratori. Allora, se consideriamo ad esempio gli embrioni alla stessa stregua di un rene, di un organo del nostro corpo, allora donarlo alla ricerca è un'azione di buonsenso, non è un privare o di imporre una tecnica piuttosto che un altro, o obbligare qualcuno a scegliere un indirizzo piuttosto che un altro. È semplicemente una parte di noi che se non è impiantato in un utero e quindi i titolari, una coppia, decide di donarli alla ricerca, credo che possa essere considerato un atto di generosità e un atto solidaristico a livello quindi del donare un organo, quindi è come donare un rene, sempre che sia una scelta libera e condivisa da parte di chi è il proprietario di questo materiale. E purtroppo ci troviamo a vivere in un contesto dove ancora ideologie la fanno da padrone nel nostro paese e quindi è tutto quello che può evolvere in altri contesti nel nostro paese non accade, e quindi questo è un muro da dover abbattere, sempre considerando le sensibilità di tutti, però una classe politica in un paese libero e democratico sicuramente non deve prevalere né un'ideologia, ma deve prevalere appunto una politica del buonsenso. Quindi considerare gli embrioni donati alla ricerca credo che sostanzialmente sia la via più giusta, piuttosto che gettarli nella spazzatura. Quindi è quello che diceva Luca e che ci troviamo ancora oggi a dover scardinare come sistema e come ideologia. È il tema che continua a dividere tanta parte dell'opinione pubblica, a far parlare proprio per le implicazioni legate all'embrione come essere. Sì, e questo è il dibattito che si è fatto più di 10 anni fa e il dibattito che è attuale, cioè laddove parliamo di questioni eticamente sensibili, che poi in realtà
non sono questioni eticamente sensibili se non questioni di diritto civile, di diritti civili, e sono attuali anche oggi, perché se pensiamo che viviamo in una sorta di paradosso tutto italiano. Abbiamo la ricerca scientifica, ad esempio la ricerca tecnologica, che ci consente di superare condizioni di sterilità e condizioni di infertilità e quindi ci permette di procreare. Poi quella stessa tecnica, quell'evoluzione della scienza medica che ci permette di poter vivere a lungo, cioè ad esempio nelle fasi di fine vita, allora nel momento della procreazione viene in qualche modo proibita, ostacolata rispetto alle tecniche mediche evolute, perché si pensa che l'atto del concepimento debba avvenire nella forma naturale, mentre nel momento di fine vita, di fronte a delle sofferenze, nel nostro paese siamo costretti a vivere, a subire l'uso di quella tecnologia. Quindi è un po' questo quello che Luca diceva, cioè la libertà e l'autodeterminazione deve essere garantita laddove ovviamente è manifestazione della propria libertà e della propria e della libera volontà, senza oppressioni esterne. Quindi questo è importante ricordare, quindi la libertà di ricerca scientifica e poi la libertà di poter usare le tecnologie che vengono poste, che sono la conseguenza di un'evoluzione nel momento della nascita e nel momento della morte. Sulle staminali c'era e c'è molta attesa, magari si potrebbero ottenere comunque risultati anche su quelle adulte. Sì, il confronto è sempre al limite, perché il malato di per sé vuole che tutte le strade della ricerca vengano percorse, perché non puoi escludere a priori un indirizzo piuttosto che un altro. Questo perché non si sa mai, nel proibire una ricerca magari proibisci un risultato. Quindi a quel punto il malato in qualche modo si sente discriminato, perché vuole che la libertà della ricerca sia a 360 gradi, non precludere nessuna via, e poi dopo magari si parlerà, si discuterà dell'applicazione di quella ricerca, che cosa diversa, sono due momenti. Proibirlo e negarlo a priori significa proprio ostacolare un percorso di conoscenza, quindi lasciare aperte le porte, lasciare e non vedere i ricercatori e gli scienziati come dei mostri pronti a chissà quale scoperte e chissà quale uso farne di queste della nuova conoscenza scientifica. È un po' questo il discorso generale che Luca faceva, e lo voleva fare anche candidandosi al Comitato Nazionale per la Bioetica. Una candidatura sostenuta da premi Nobel, da scienziati, da cittadini, che di fatto però, essendo una nomina tutta politica, la presenza di Luca all'interno di un contesto dove proprio si discuteva di questi temi, quindi della nascita, della morte, cioè i temi del biodiritto, della biopolitica, e la sua partecipazione è stata ostacolata con delle motivazioni che non avevano senso, perché aveva tutti i requisiti per essere all'interno del Comitato Nazionale di Bioetica, però la sua presenza sicuramente sconvolgeva le coscienze, perché portava il suo corpo direttamente a confrontarsi con altre posizioni, e quindi ostacolare quello che era proprio la manifestazione della sua condotta, del suo programma politico sostanzialmente. Tra il sostegno che ha ricevuto dei Nobel ne ricordiamo uno fra tutti, Samarago. Leggiamo una breve frase e poi sentiremo anche i ringraziamenti di Luca Coscioni. Attendevamo da molto tempo che si facesse giorno, eravamo sfiancati dall'attesa, ma a un tratto il coraggio di un uomo reso muto da una malattia terribile ci ha restituito una nuova forza.
e con queste parole ringraziava Luca Coscioni. Sentiamo. Caro Crosier, la ringrazio per avermi ricevuto. È un grande piacere per me essere qui con lei, poterla incontrare di persona, da uomo a uomo. Cercare di rileggere nei suoi occhi quelle frasi così belle che mi ha dedicato prima delle elezioni. Come mai hai preso questa macchina? Marco, aspetta, hai finito, vero? Mi fa un secondo lei, come? Mi senti un attimino, Luca? Ah. Marco, ci sei? Grazie. Come? Mia? Mie? Raccontare cosa sì, stava succedendo? Luca al telefono era con Marco Pannella. E lì era l'incontro che abbiamo fatto con l'incontro con il premio Nobel José Saramago a Siena con diversi compagni radicali ed è stato molto toccante e molto emozionante. Quindi perché lì Luca chiedeva a José Saramago se voleva essere il presidente onorario dell'associazione che lui aveva fondato. E José Saramago è stato molto felice di accettare la presidenza onoraria, poi peraltro presidenza che alla morte di José Saramago ci ha portato a viverlo in maniera molto, molto profonda. A me piace, vedendo Saramago, ricordare un altro premio Nobel che è Renato Dulbecco, perché il 20 febbraio è una data doppiamente importante, perché il 20 febbraio del 2012 muore Renato Dulbecco, e Renato Dulbecco aveva sostenuto tantissime battaglie di Luca ed era proprio lui a presiedere quella famosa commissione italiana che aveva aperto le porte alla clonazione terapeutica, cioè all'uso, all'utilizzo degli embrioni. Quindi in qualche modo le vite dei premi Nobel e di Luca si sono incrociate. Credo che quello che, ricordo le parole di Marco Pannella, che quando Luca muore nasce per l'Italia, ed è stato davvero così, perché i messaggi di cordoglio e di elogio che arrivarono quel giorno per il percorso culturale, politico e umano di Luca sono stati molto toccanti e forti, ma sono avvenuti proprio da chi in vita lo aveva ostacolato ed escluso. E quindi questo è sicuramente un riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto insieme a lui, e soprattutto del testamento che Luca ci ha lasciato e che secondo me dobbiamo onorare in ogni virgola, perché è troppo importante la rivendicazione di alcuni aspetti del suo profilo politico, perché era una persona che in qualche modo non scendeva a compromessi, e nel rapporto che aveva, insomma, anche quotidiano, nell'ultima fase gli ultimi momenti della vita di Luca con Marco Pannella, con il quale ci sentivamo veramente tutte le sere, perché la scelta di sottoporsi o meno alla tracheostomia è stata una scelta difficile. Marco Pannella lo voleva vedere entrare in Parlamento, perché lo aveva candidato nel 2006 come capolista della lista Rosa nel Pugno. Però Luca ha scelto di non sottoporsi a tracheostomia, e questo in qualche modo non abbiamo potuto sentire in Parlamento la voce metallica che avrebbe sicuramente risuonato e rimbombato all'interno di un'aula molto, molto importante, qual è quella delle istituzioni. Quindi credo che a Luca
gli sono stati attribuiti delle parole molto molto belle, cioè quello di affiere radicale della ricerca libera, oppure quel corpo malato che è diventato un simbolo. E proprio perché, come diceva Sergio prima, nella cultura politica radicale, così povera di mezzi, ma così ricca di inventiva, il corpo è assolutamente tutto. Queste erano le parole che gli aveva dedicato Filippo Ceccarelli in un bellissimo editoriale, insomma, il giorno della sua scomparsa, ed è sostanzialmente riassume questo. Riassume proprio il fatto del simbolo che ha fatto strumento della propria battaglia. E credo che su questo occorre continuare, e quindi la radicalità di Luca e il metodo radicale di Luca deve assolutamente non essere in qualche modo, come si dice, da ostacolo per chissà quale altro fine, insomma. Ma si era anche sottoposto, infatti, durante la malattia? Sì, ad una sperimentazione. E quella è stata una scelta molto, molto forte, perché l'autotrapianto di cellule staminali, ovviamente adulte, lo ha in qualche modo debilitato fisicamente, e sapeva bene, nell'incertezza del risultato, perché era la prima sperimentazione che veniva condotta in Italia, e lui diceva bene, dice: io sono cavia, so di essere cavia, spero però che magari questa sperimentazione mi permetterà di vivere qualche mese in più, anche se era consapevole che sicuramente era solo prestarsi a ricercare e quindi a evidenziare alcuni aspetti di quella ricerca che magari non aveva quei risultati che, insomma, tutti speravano, cioè quello di poter guarire, che sicuramente era solo un'illusione in quella fase lì. Anche la ricerca delle cause è ancora un campo. Sì, la sclerosi laterale amiotrofica è una malattia ad oggi inguaribile. Alcuni meccanismi sono più noti rispetto ad altri, però è una malattia del moto neurone che può colpire in alcuni casi il primo o il secondo neurone del moto o entrambi. Ricordiamo che è quella malattia che porta alla morte per soffocamento, ed è la malattia, diciamo, che costituisce un po' che può essere presa come paradigma, perché riguarda sia dal momento della diagnosi al momento finale, riguarda problemi di gestione, quindi di assistenza, quindi le politiche sociali sono interessate, sono coinvolte in questo tipo di patologia, le scelte di fine vita, perché devi decidere a un certo punto se sottoporti o meno a tracheostomia e qual è il limite oltre il quale oltre il quale non andare perché non sei disposto a subire determinati trattamenti. Poi questo aspetto qui lo abbiamo visto con Sergio Ravelli, con Pier Giorgio Guelbi, insomma, come con un'altra fetta di comunità di patologie quali la distrofia muscolare, che ti fa pensare a come vivere e a come morire. Quindi è un po' questo che bisogna evidenziare, cioè ci sono delle responsabilità che lo Stato, centrale o meno, o le amministrazioni locali o meno, non possono, cioè non si può, a cui non si possono sottrarre. Questo è sostanzialmente quello che noi dobbiamo evidenziare ancora con più forza, perché non abbiamo ottenuto ancora i risultati che vogliamo. Studi sempre più numerosi stanno dimostrando come ci siano delle correlazioni tra l'ambiente, gli stili di vita e ciò che succede poi alla persona, interferenze quindi per quanto riguarda i vari sistemi dell'essere umano. Quindi ci si chiede se anche un certo stile di vita piuttosto che fattori esterni possano in qualche modo aver contribuito, chi lo sa, all'insorgere. Sì, da sempre si è
pensato da sempre, ovviamente da quando abbiamo incontrato nel nostro percorso la malattia della sclerosi laterale amiotrofica, la correlazione tra metalli pesanti, tra inquinamento ambientale, e ci sono stati alcuni studi condotti peraltro dal neurologo Mario Sabatelli, che era poi non solo il medico di Luca ma seguiva tanti personaggi, insomma, anche del mondo calcistico, e sembra però che nel caso ovviamente che ha riguardato Luca, perché era poi una persona che per correre la maratona doveva comunque tenersi, insomma, doveva mantenere un determinato rigore, non era correlato con un certo tipo di inquinamento da metalli pesanti o da sostanze. Questo è un aspetto. Come si era detto per i calciatori? Come si era detto infatti per i calciatori, ci sono diversi sportivi, infatti si chiama malattia di Lou Gehrig, perché Lou Gehrig era un grande sportivo. E credo che il senso del proseguo della battaglia è quello di lasciare aperte le porte senza limiti alla ricerca e scoprire le cause che rendono la persona affetta di sclerosi laterale amiotrofica o di altre patologie. Certo. Si parla anche di destinate alimentazione, alla morte, sempre sì. Di più. Quindi cioè di cercare le concause e cercare le cause per sconfiggere definitivamente questo male. Ma soprattutto bisogna far leva però anche sulla questione dell'informazione, perché abbiamo visto anche recentemente il caso di bambini affetti da patologie inguaribili come l'atrofia spinale, come la SMA, come altre, portate ad illudersi, a far illudere i propri genitori, come il caso noto, insomma, alle cronache della cura Vannoni. Quindi attenzione, cioè la classe politica deve assumersi la responsabilità di garantire speranze reali, non illusioni che possono portare magari a fare gesti, a fare scelte non coerenti con una politica della ricerca adeguata, insomma, alle aspettative di un paese che tiene alla salute e alla cura dei propri malati. Quindi anche questo lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle perché si vendono speranze, quindi nella disperazione della mancanza di cura sei pronto anche ad indebitarsi pur di andare a trovare la speranza in una cura che di miracoloso non ha sostanzialmente nulla. Quindi la questione della comunicazione, della conoscenza, del mondo dell'informazione deve essere questione prioritaria. Per i radicali, per il Partito Radicale è sempre stata questione principale su ogni tema, perché laddove c'è conoscenza c'è sicuramente libertà, e dove c'è conoscenza c'è sicuramente la possibilità di poter deliberare coscientemente e consapevolmente. Laddove c'è ignoranza c'è superstizione e sicuramente c'è anche un modo di approcciarti a questi temi sbagliata, con delle conseguenze devastanti per i malati e per i disabili e per gli stessi familiari. Sergio, prima di un messaggio finale, a te la parola. No, volevo anche questo, sulla base dei ricordi e delle vicende politiche comuni, me lo sono risentito proprio prima di venire a questa trasmissione. L'ultimo che mi ha veramente colpito, l'ultimo intervento di Luca Coscioni, 16 febbraio 2006, quindi 4 giorni prima della morte, si tiene a Roma il congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica. Luca non può più intervenire fisicamente, manda in apertura del congresso questo video messaggio. Mi ha colpito la frase finale dell'intervento, che è assolutamente pertinente alla lotta radicale. Scrive alla fine del suo intervento Luca: per me la politica, nel bene e nel male, è vita o morte, civiltà o violenza,
alla violenza di questo cinico proibizionismo sulla ricerca scientifica, sui diritti fondamentali dei cittadini, ho risposto con il mio corpo, che molti forse avrebbero voluto ridurre ad una prigionia senza speranza, e rispondo oggi con la mia sete d'aria, perché è il respiro a mancarmi, che è la mia sete di verità, la mia sete di libertà. Ecco, io un po' il pensiero che mi è tornato alla mente, che è un po' la sorte oggi, con questa mancanza di verità e di libertà, è la sorte del Partito Radicale. Cioè il Partito Radicale vive una condizione nel contesto di non conoscenza, in un contesto di assoluta non democraticità e quindi di assoluta mancanza di Stato di diritto in Italia, ma non solo in Italia. Il Partito Radicale, come Luca, rischia di morire. E per quello che il mio, per quanto mi riguarda, messaggio così in conclusione è proprio fare appello a chi vedrà queste immagini, chi avrà sentito i nostri ragionamenti e il racconto di Maria Antonietta, di rendersi conto che il Partito Radicale o lo si sceglie o lo si scioglie, e le condizioni di mancanza, ecco, di aria, di sete d'aria, di respiro, quindi di vita, è proprio quello che rischiamo. Cioè il Partito Radicale deve essere conosciuto per poi essere scelto, perché altrimenti saranno gli stessi cittadini che condanneranno a morte anche il Partito Radicale. Maria Antonietta, la conclusione a te. Io vorrei concludere con un auspicio. È un auspicio che ho sostanzialmente maturato in un percorso, insomma, che è durato tanti anni, e ho creduto e credo che la vita, l'impegno di Luca deve e doveva, insomma, trovare un luogo per poter amplificare e moltiplicare le sue forze. E abbiamo pensato con alcuni amici di allora e di oggi di creare quello che è un luogo di confronto tra scienza e potere, democrazia, partecipazione pubblica e mondo dell'informazione. E qui è quello dell'Istituto Luca Coscioni, cioè un luogo dove senza condizionamenti si discute e si dà voce alle parole, proprio perché le parole del potere ci stanno strette, stavano strette a Luca, e quindi vogliamo scegliere un linguaggio comune che ci possa portare a condividere processi e il processo iniziato da Luca. Questa è una bellissima frase che ho messo e ho voluto scegliere nella home page dell'Istituto Luca Coscioni, che è quella di in una società libera e democratica le convinzioni personali sono poste tutte sullo stesso piano. Non esiste una gerarchia delle costituzioni etiche e delle prassi. Questo dovrebbe essere il fulcro del manifesto per la libertà di ricerca scientifica. Credo che questo racchiuda emblematicamente il ricordo e soprattutto il moltiplicarsi delle parole di Luca. E questo lo abbiamo voluto ricordare in questa giornata con l'Istituto Luca Coscioni. Grazie, noi ringraziamo Maria Antonietta Farina Coscioni, moglie e presidente dell'Istituto Luca Coscioni, e Sergio Ravelli, storico esponente del Partito Radicale di Cremona. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci.